Dottor Lupi, cosa significa per il 118 di Pescara avere a disposizione questa nuova postazione proprio nella zona sud della città? Significa qualcosa di molto importante. Noi normalmente siamo, abbiamo su Pescara 3 ambulanze di tipo B, sarebbe senza personale sanitario, una a nord in via delle Fornaci, una al centro qui vicino al comune ed una in via Tirino. E una sola ambulanza di tipo A sarebbe con il medico e l'infermiere, ubicata all'ospedale civile. A seguito di accordi e di decreti regionali e ministeriali c'è stata assegnata una nuova postazione denominata Pescara Sud al di là del fiume, adesso l'abbiamo messa in via San Marco e corrisponde perfettamente alle nostre esigenze di popolazione di interventi. Le motivazioni sono quelle classiche, sarebbe a dire la certezza del trasporto, sarebbe a dire se dovesse esserci una ambulanza di tipo A che ne abbiamo una occupata, tra virgolette, un altro intervento, abbiamo la certezza di un altro. In più anche questa è la garanzia del soccorso. In più la tempistica, è chiaro che essendo presente già sul posto tutti gli interventi che vengono su Pescara Sud di tipo, con l'ambulanza di tipo A vengono effettuati con diversi minuti di anticipo rispetto a quell'altro. Non ultimo, e questo un po' più tecnico, la garanzia. Noi li chiamiamo dei grande V, sarebbe a dire quando andiamo con delle ambulanze di tipo B per una motivazione o un'altra, ci aggrava improvvisamente il paziente per una qualsiasi l'intervento di questa seconda sul rendezvous dell'ambulanza è fondamentale. Per la città di Pescara oggi è un evento storico. A breve verrà istituita una nuova postazione di 118 in via San Marco per coprire la zona sud di Pescara. Un importante intervento dove avremo un mezzo di soccorso avanzato e darà la possibilità a tutta la città di Pescara di usufruirne H24 e 365 giorni all'anno.